Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video vlog. Non so bene come andrà a finire. Oggi è lunedì 10 luglio, domani parto e adesso sto andando a rifare l'extension alle ciglia. Quindi vi porterò un po' con me nella preparazione pre-partenza e spero di filmare qualcosa anche mentre partirò. Sapete che non sono proprio in grado di fare i vlog mentre sono in viaggio. Ci proviamo. Outfit di oggi molto molto semplice, ho anche cambiato gli orecchini, ho messo questi qui, poi top semplice di H&M e questi pantaloni che sono in mistolino di Bershka, ve li ho fatti vedere nello scorso. Faccio questo voice over per combattere l'allarme, ho indossato anche una camicetta in caso ci fosse stata dell'aria condizionata e andiamo, let's go. Mi sono arrivati un po' di pacchi oggi, qui abbiamo dei vestiti di H&M, vi ho fatto un unboxing su TikTok. Questo azzurrino con le costine e il pizzo è veramente veramente carino. Questi jeans e questo color corallo invece non mi fanno impazzire, però adesso capisco che cosa fare, se farò un reso oppure dargli una nuova vita, nel senso i jeans andrebbero un po' accorciati e stretti. Mi è anche arrivato il diploma di laurea, devo dire. Bruttino di questo colore. E poi perfetto prepartenza anche questo libro che avevo ordinato, La casa delle voci, me lo porto via. Ovviamente metto in carica tutte le batterie, iniziamo da questa qui, dalla compatta. Mancavano da inserire in valigia queste acque profumate per il corpo di Sol de Janeiro e la mia preferita è la numero 68 che è praticamente finita quando mi arriva questo pacco proprio da Sol de Janeiro esattamente in questo momento per annunciare l'uscita della loro nuova fragranza, questa qui che profuma di cocco e tuberosa solare, profumo paradisiaco, giuro, mi ha svoltato il viaggio. Abbiamo anche la crema per il corpo che ho applicato, l'ho già provata e ha dentro dei brillantini. Ho finito di preparare tutto, anche il bagaglio a mano, che devo solamente aggiungere poi il computer. Qui in realtà è tutto fatto e sono le 19:31. Io non vi ho fatto vedere il risultato dell'extension, come vi dicevo, le ho fatte stamattina e adesso, dopo aver fatto tutto, tra l'altro c'è ancora un disastro qui, devo controllare per l'ultima volta la lista che ho creato per vedere se ho preso tutto, posso andare a fare tipo una routine, pre-vacanza. Fondamentale, prima dell'esposizione al sole, lo scrub. Questo qui è quasi finito ed è di Zaia. L'ho adorato e lascia la pelle super morbida, quindi stasera farò questo. Vediamo anche che maschera possiamo fare. Qua ci sono delle lenti in mezzo alle maschere, sono ovunque. Magari questa qui in tessuto, Love Myself. Cosa fondamentale, devo ricordarmi di caricare tutto, quindi questa videocamera, il power bank. No, il power bank l'ho già caricato, il computer, così poi domani mattina devo solamente mettere via i caricatori e i dispositivi, però è tutto pronto, tutto già carico. Stasera devo anche andare a letto abbastanza presto perché alle 5 dobbiamo essere in aeroporto. E ci vogliono 2 ore e 40 all'andata, al ritorno c'è uno scalo in un'altra isola, ora non mi ricordo dove. Ci mette in realtà un pochino di più. Comunque ora vado a fare tutto, mia beauty routine. Ai capelli in realtà ci ho già pensato ieri, la piega non è top. Però fa niente, tanto non resisterebbe fino a domani e soprattutto non ho voglia di farla domani mattina alle 5, quindi. Qui ho preparato i vestiti per domani e poi ho il bagaglio a mano che riempirò con il computer che c'è qui. E poi ho preparato anche la borsa con gli occhiali, assolutamente da ricordarmi di portarvi via. Vado ad editare il video come vi ho detto, metto in carica questa videocamera perché è scarichissima e devo portarmela appunto via e poi vado a dormire perché sennò non mi sveglio domani mattina. Io ho una serie di sveglie già preimpostate, sono tantissime e ognuna mi ricorda qualcosa, quindi non le cancello mai e ce n'è una alle 3:57, quindi attiviamo questa. Buonanotte e a domani. Riuscite a sentirmi, a vedermi, non lo so, non vedo nulla io. Siamo in spiaggia, mi sono cambiata, ovviamente la nostra camera non è pronta al momento. Siamo comunque venuti in spiaggia, tra l'altro è bellissima perché ha questi lettini,
con dei materassini, non lo si vede. Comunque ha dei materassini altissimi, mi sembra di essere nel mio lettino. Poi sopra di me c'è questo albero che fa un po' di ombrina. In aeroporto, perché prima mi ero dimenticata, ho comprato la settimana enigmistica, quindi ora mi metto a farla. Questo resort è veramente, veramente stupendo. Davvero, abbiamo fatto un giretto veloce, comunque è bellissimo, tutto super curato, profumatissimo. Io sono molto fan degli odori. Guardate che carina la vista dalla nostra camera. In questo villaggio hanno cercato di riprodurre un tipico paesino greco e questa era la vista sulla piazzetta con la chiesetta. Allora, io sono appena tornata dalla palestra, dietro c'è sempre la piazzetta. Stasera abbiamo deciso di andare ad allenarci, sono morta. Poi fa un caldo oggi tremendo e in palestra c'era l'aria condizionata. Ovviamente c'era un sacco di gente e non si sentiva. Ora vado a farmi una doccia, a prepararmi per stasera e devo bere tipo 7 litri d'acqua assolutamente. Buongiorno. Allora, avrei voluto trovare una location un pochino più carina per raccontarvi, tipo all'esterno, ma fuori fa caldissimo. Sono appena tornata in camera dalla spiaggia, tra l'altro ho messo questo copricostume che è pesantissimo, ho sbagliato tutto oggi completamente. Adesso devo prepararmi e andremo a festeggiare il compleanno di mio papà a Ireon. Sono circa 6 km da Pitagoria, dove siamo noi. Ieri invece non ho ripreso nulla, ma è stata una giornata un po' movimentata. Infatti abbiamo noleggiato la macchina per fare un po' il giro dell'isola. E abbiamo visitato, allora, innanzitutto l'unica spiaggia di sabbia che c'è qui sull'isola e che affaccia proprio davanti alla costa turca. Infatti si vede proprio la bandierina greca e la bandierina della Turchia sull'altra parte della costa. È molto molto carina, però abbiamo deciso di andare verso Kokkari, che invece è un pochino più su e un po' fuori il paesino. Siamo andati in una spiaggia molto 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 bella che si chiama Lemonakia, grande discesa e poi grande salita per tornare alla macchina, ma il mare merita davvero tanto. Per le 3:30-4 ci siamo spostati verso un altro paesino che è proprio sulla collina, quindi appunto serve per forza la macchina per muoversi, molto tipico. E poi siamo tornati di nuovo a Kokkari per fare un aperitivo sul mare in un posticino molto molto carino dove abbiamo preso uno spritz, tra l'altro spritz approvato dall'Italia. Alla fine ci hanno portato a Ireon, ovvero il paesino di cui vi parlavo, per festeggiare il compleanno. Qua è pieno di gattini, io mi innamoro ad ogni angolo. E ci siamo diretti prima a fare un aperitivo in questo locale sul mare e poi a cena sempre sul mare in questo ristorantino molto carino. Mentre eravamo sedute è arrivata la barchetta con il pescatore, con il pesce fresco da mangiare proprio quella sera. Stamattina mi sono aggiudicata la postazione in primissima fila. Dopo aver finito quello di Donato Carrisi ho un nuovo thriller da leggere, in realtà l'ho iniziato ieri, sono al capitolo 11. Allora, secondo me è un po' lento all'inizio, questo qua è il titolo, però vediamo un po'. Sono appena tornata dalla spiaggia, infatti sono ancora in costume. Oggi ultimo giorno qui a Samos, ho passato tutto il giorno in spiaggia, non sono tornata in camera a lavorare e, però adesso sono le 6 e sono dovuta tornare qui perché devo fare assolutamente la valigia appunto per partire domani. Ormai lo sapete che tutti i miei armadi diventano uno schifo anche dopo pochi giorni, quindi devo rimettere tutto in valigia, ripiegare tutto e fare in modo che ci sia di nuovo tutto. Non ho comprato nulla di nuovo se non un vestitino molto carino. Vorreste vedere il cavalletto che mi sono inventata per fare questa cosa. Comunque ho 5 rotoli di carta igienica, perché in camera c'erano 5 rotoli e ci ho fatto un cavalletto. Comunque questo è il trattamento che andrò a fare appunto all'olio di argan. Con questa inquadratura sembra che abbia i capelli nerissimi, tipo quando ho fatto il vlog che sono andata a Dubai, ma vi assicuro che non è così, anzi si sono anche schiariti con il
giusto, lì si schiariscono un sacco. Oggi e ieri, per fortuna, si sono abbassate tantissimo le temperature, quindi si stava molto molto bene. Ieri sono andati in una spiaggia nuova, diversa da quella del resort, che si chiamava Sabou. C'era un bel venticello che ha reso il mare un pochino più mosso rispetto al solito, eravamo abituati a proprio calma, piatta, zero onde, ieri invece ce n'erano un pochino di più, ma io tanto non sono una fan di bagni, quindi non mi cambiava più di tanto. Pacco fatto. Siamo stati lì mentre oggi siamo rimasti qui nel resort, appunto proprio perché era l'ultimo giorno. Ho tutto l'olio sulle mani. Adesso li leggo e facciamo la valigia. Ce l'ho fatta, ho rifatto la valigia, sono le 7, devo dire ci ho messo poco, è stato veloce, dai.